Nelle piccole realtà basta che si pregiudichi l'entrata al lavoro di uno o due dipendenti, le piccole realtà che hanno pochi numeri ovviamente perdono una forte capacità lavorativa e produttiva. Potrebbero essere soprattutto le piccole aziende, artigiane in primis, ad avere i maggiori contraccolpi in vista dell'introduzione dell'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Alcuni settori preoccupano più di altri. Penso ad esempio al settore dell'edilizia, dove ci sono tanti lavoratori che provengono dall'Europa dell'Est e che statisticamente sono quelli che sono un po' più diffidenti verso la vaccinazione e posso pensare, visto anche i numeri esigui normalmente dei lavoratori dentro le imprese, che in diverse possono andare in difficoltà. Meglio sarebbe stato per il sindacato un'estensione generalizzata dell'obbligo vaccinale, in modo da evitare ulteriori divisioni del tessuto sociale, posizione peraltro condivisa dalle categorie economiche, dove in pericolo è il fattore esperienza. È possibile che questo limite dei 50 anni vada ad avere effetti proprio per le figure professionali più specializzate, diciamo così, perché l'esperienza di un lavoratore sopra i 50 anni, soprattutto per alcune lavorazioni o gestioni di macchine sofisticate, è quella che fa la differenza. Solo nella marca trevigiana l'obbligatorietà del Super Green Pass riguarda un numero considerevole di lavoratori. Per Io credo che ci avvicineremo a qualche migliaio. la CGIL gli irriducibili vanno avvicinati e ascoltati, e questo al di là del limite dei 50 anni. Uno può essere riducibile a 49 anni e 11 mesi, come a 50 anni e un mese, per cui che differenza fa?